Cicco, sì, questa storia non la racconti, no, eh? No, 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 ma devo dire che ti sei spaccato tutto. No. Facciamo che la racconto e ti faccio diventare un supereroe. No. Invece sì, il papà di notte è come un supereroe, è come un Avengers, è come l'uomo pipistrello. Per andare in bagno non accende mai le luci, ma non sbaglia mai. Tutto bene? No! Arrivo! Ed eccoci dal dottore. Si è rotto un dito del piede. Tranquillo, prendo io il numero così passi davanti a tutti. Vai. Numero 20, hai visto? Cicco, quante persone avevo davanti? Mi sembra 22, perché due non avevano preso il numerino. E quanto ho aspettato? Un toc. Però ero preoccupato. Ti sei fatto dare i grattini da tutti. No, sono da quelli col numero dal 21 al 56. Guarda. Ma quando sei uscito dall'ambulatorio avevi uno stile, una camminata da supereroe. Chissà chi ha messo lo spigolo della doccia proprio lì ieri sera. Cicco, è sempre stato lì. Meglio, ti vendicherai quando arriveremo a casa. Visto? Ti ho fatto sembrare un supereroe. Sicuro? Sì, sì, vedrai quanti scriveranno che sei bravo e che sei furbo. Vieni qua che ti do un bacino.